So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Tragedia ieri in centro città. Vincenzo Gibertini, 52 anni, è morto a causa di un malore che l'ha colpito mentre usciva di casa in piazzale Teggia. A prestare i primi soccorsi è stata la zia, poi Gibertini è stato trasportato dal 118 in ospedale, dove purtroppo è spirato. Per conoscere meglio le cause della morte del 52enne è stata disposta l'autopsia. Vincenzo Gibertini, che era agente di commercio di materiale ceramico, lascia la moglie, un figlio, il padre ed un fratello. Un ultraleggero con a bordo un uomo di Maranello, ieri intorno alle 19, si è schiantato nella zona dell'aeroclub cittadino, sugli alberi a lato della pista. Le condizioni del pilota, trasportato in ospedale dopo l'incidente, non desterebbero preoccupazione. Lo schianto, verificatosi durante l'atterraggio, potrebbe essere stato causato dal vento. Ieri, nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci dell'ospedale di Sassuolo, i componenti di nomina privata del consiglio di amministrazione, delegati dalla società Atriche, hanno rassegnato le dimissioni, un atto che rappresenta un altro passo verso la cessione delle quote private della società. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto dal dottor Mario Mairano, confermato presidente, dalla dottoressa Anna Darchini e dalla dottoressa Tiziana Mazzini, confermati tutti i componenti per il collegio sindacale. Restando in ambito sanitario, l'ospedale di Sassuolo saluta e ringrazia il dottor Chiossi, bandiera della pediatria sassolese, che dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento nel 2019, oggi chiude un percorso durato oltre 41 anni. Il dottor Chiossi continuerà con l'attività libero professionale al poliambulatorio Ars Medica. Il distretto ceramico si prepara ad ospitare l'ennesimo film festival, kermesse cinematografica in programma dall'1 al 4 luglio. Scopriamo di più nell'intervista al direttore artistico Federico Ferrari. Dall'1 al 4 luglio si terrà a Fiorano la sesta edizione dell'ennesimo Film Festival, quest'anno un festival diffuso su più location che avrà il main stage qui al Castello di Spezzano e poi saremo a Casa Corsini, a Villa Cuoghi, a Villa Pace, al Bla, e per cercare di riabbracciare culturalmente tutto quello che è la comunità di Fiorano che ha vissuto un anno difficile come lo stanno vivendo gli eventi culturali. Ovviamente il protagonista sarà il cinema con tantissime proiezioni a partire dalla selezione ufficiale, avremo tantissimi film che proietteremo dal giovedì sera fino alla domenica pomeriggio, tantissime attività per i ragazzi, dalle attività in ludoteca e che poi diventeranno loro protagonisti stessi quando intervisteranno i registi in concorso, ma diventeranno protagonisti anche gli insegnanti, perché sabato mattina alle 11 presenteremo Non è un libro, che si chiama Cinema di classe, che è curato da Ennesimo Film Festival, che vuole essere uno strumento per tutti gli insegnanti per poter integrare il cinema nella didattica tradizionale. Avremo anche tantissimi ospiti, a partire da Maccox, il fumettista che chiuderà con noi la serata finale, ma anche tanti giornalisti, a partire da Riccardo Stagliano di Repubblica e soprattutto Francesca Mannocchi, che è una delle migliori giornaliste inviate di guerra che noi abbiamo in Italia, che si occupa della zona medio orientale, della Libia, della Siria, ma anche che lo sta facendo con una forza particolare, perché come racconta nel suo ultimo libro, racconta la sua malattia, certamente non è facile riuscirlo a fare con questo ospite in più all'interno del proprio corpo, quindi siamo molto molto orgogliosi e onorati di poterla avere con noi. Il festival si aprirà con un'anteprima il 30, mercoledì 30, con il Magico Bosco di Gan, che è uno spettacolo per i ragazzi, per i bambini, che faremo a Villa Pace, e poi partiremo in tutte le altre location dal giovedì con il Cesar Design Film Award, ovvero la sezione in concorso realizzata insieme a Ceramica e Cesar, che parla del mondo dell'architettura e del design all'interno del cinema, quindi un motivo in più per cercare di coniugare cinema, territorio e comunità fioranese. Per partecipare è molto semplice, nel senso che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, vi dovete però prenotare su www.ennesimofilmfestival.com/eventi, andate lì e prenotate il vostro posto. Ed ora passiamo allo sport. Partirà lunedì prossimo al Mapei Football Center la stagione 2021-2022 del Sassuolo targato Alessio Dionisi.
La squadra si sottoporrà a visite mediche e ai test atletici di Mapei Sport e si allenerà nel centro sportivo sassolese fino a domenica 11 luglio, giorno in cui è prevista la partenza per Vipiteno Racin, che sarà sede del ritiro neroverde fino al 25 luglio. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata!